Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo vlog di me e Gloria, che è quella, che è la mia collega, che andiamo da Ikea. Tra l'altro è la sua prima volta da Ikea, 25 anni non è mai stata da Ikea, vi rendete conto? Molto grave, rimedieremo oggi. Siamo scese adesso dal mini metro, quello che avete visto è il mini metro, che è tipo un piccolo trenino senza conducente che attraversa la città di Perugia. Vabbè, cioè, siamo andati a prendere la macchina, adesso andiamo a recuperare Valentina che viene con noi contro la sua volontà ovviamente, e andiamo da Ikea ovviamente a quello di Ancona, che per noi è il più comodo. Vicino no, è uguale, però è il più comodo come strada. E quella è Gloria che fa benzina. Ciao Gloria che fa benzina. Chi c'è? Gloria, saluta gli amici di YouTube. Lei è Gloria e noi andiamo da Ikea. Anzi, andiamo prima a recuperare Valentina. Mentre aspettiamo Valentina, abbiamo la nostra pizza del toscano. Ta-da! Questa è carta. Ah no, questa è pizza. No, questa è carta. Non capisco! Ok, questo è un problema. Vabbè, comunque questa è la pizza, mo mangiamo. Ciao. Direi che è buona. È buonissima. È ancora calda. Sì, dopo tutto il viaggio. Buonissima, un euro al pezzo tra l'altro. Complimenti toscano. Grazie. Ora voi vi starete chiedendo perché portate da Ikea un boscaiolo. Non lo so. Sia chiaro e verbalizzato, non ci volevo venire. Lo so, l'ho già detto. Ciao! Ciao a tutti. Siamo arrivate! Sì! Ma perché sei vestita da grande buffo boscaiolo? Perché sono grande buffo? Boscaiolo. Certo. Lei lo è. Gli accessori, adesso li prendiamo Ikea, gli accessori. Ta-da! Ma perché non c'è mai il cartone, non c'è la scritta Ikea? Perché non c'è la scritta? Non lo so. Ma che non è più Ikea? No, è Ikea, Ikea. Pure l'altro giorno ho avuto lo stesso problema. Vuole andare al mare? Questo è il grande cielo, buffo voleva. Questo è il cielo di una che vuole andare al mare. Non avete portato grande puffo al mare? Sta per diluviare, sta per diluviare e lei vuole andare al mare. Vabbè, oh, fa freddissimo! Ammappa davvero! Sì, hanno tolto la scritta! Ah sì! Ma perché l'hanno tolta? Non lo so! Compriamo il cibo di Ikea? Compriamo molto cibo di Ikea, io sono venuta apposta! Lei è venuta ad Ikea per le polpette! Cibo, voglio le polpette di Ikea! Voglio che mangio la chiave! Io sono venuta per il cibo! Vabbè, entriamo, è troppo freddo e tira vento, non si sente niente, ciao! Cioè, c'è la collezione dell'abbigliamento, ma è in allestimento. No, guarda che bella la busta. Vabbè, ma è un'ingiustizia questa, però. Oh, guarda! No, il cappello! Ma non lo posso comprare. Dai, io voglio il cappello. È la prima volta che vengo da Ikea con Valentina. Cioè, abbiamo fatto 10 metri, ha detto lo voglio 35 voglio volte. Tutto. Ma smettila. Non mi ci devi portare a me. Vede che manca Manuela? Lei me l'avrebbe fatto comprare. Certo, Manuela compra più cose di te. Manu, ci manchi. Sì, quello è vero. Manu, ci manchi. Ah, tra l'altro, auguri Damiano. Compleanno Damiano. Mami. La gente ci guarda malissimo. Come sempre. Tra l'altro di solito mi guardano male pure senza telecamera. Questo è l'angolo del divano, quelli componibili. Ah, ecco, cioè, o una chaise longue. O un divano letto. Chaise longue per le nane come me. Okay. Una chaise court. Ah, una chaise court. Ma io voglio farlo bravo. Coraggio. La breve già che giustamente, salve. Lo voglio. Ma va? No, sono carini, però è una bella collezione. Sono tutti uguali? Sì. Però non c'è scritto quanto costano. Ah sì, 9,95. Oh, guarda montati, che carini. Beh, questa è l'evoluzione. Vabbè, non è tanto 9,95, però. Ci manca lo spazio. Sono carini. Ah, se no 15 euro. Ma quella è questo? Ma è tipo, ah, l'orto? No. Ma i baracconi! C'è del disagio nelle mie amiche. Sono
più fatta io. Ora distrillano. Vai, vai a mettere a posto la sedia. Forza. Metti a posto la sedia. Smettila. Sei la brava. Brava. No, a noi ci serve una lampada da terra. Stavamo sognando. Sì, stavamo sognando questo armadio. Venite. Come siamo carine, eh? Molto carine comunque. La gioia della Vale. E anche le scarpe. Oh, mi piacciono queste. Sono anche il 39. Non puoi rubare le scarpe da Ikea, dai. Abbiamo fatto l'upgrade, carrello. Sì. Per forza. Vai. Vamonos. Ora? Vamonos. Da subito. Sì, le scelte consapevolmente. Ora, ora puoi scegliere consapevolmente quello che vuoi. Tutto. Sì. Ma che hai trovato? Adesso mi spoglio e te faccio vedere. Ma me ce le vuoi entrare dentro? Ma quanto disagio c'è in questa cosa? E poi? No, è al contrario, è una coperta con le maniche. Ma qui c'è una. È una coperta con le mani. Sì, ma devi metterlo al contrario. Così. E davanti c'è anche la tasca per appoggiare il telecomando. Telefonino. Vabbè, telecomando, il telefonino. Lo voglio. Ma però sono bassa, non mi sta. Sì, perché quando allunghi le gambe sul divano sono coperte. Si chiude tutto davanti. Capito perché che è la risposta alla vita? Gloria, non c'era mai venuta. Ciao. Ho recuperato. Io vado di sopra al divano. Sei venuta con la persona giusta. Sì. Per capire. Il puffo rosso. Via? Dai, esci. Ah, guarda la foto. Ma che è? Ancora non ha imparato. È un anno che faccio i video. Ci sta sempre lei. Ancora non ha imparato che se c'ho il telefono in mano in video. Mi distruggi questi video. Ma qualcuno schiaccia pure il pulsante per scendere? Vale, ce l'hai lì. Oppure siamo qua. Ma come scendere? Zero, uscita parcheggio. Ma noi siamo sopra. Raga, quanto sopra. Disagio. Comunque qui c'è il cibo. Eccolo. Hot dog vegetariano, hot dog al pollo, birretta e panzerotto. Yeah. Un quintale di dolci. Sì, vabbè. Di dolci. No spoiler, quello vedremo a casa. Perché è colpa di Valentina, Che poi rosa e rosso. Cioè, ah, ciao proprio. C'è scelto della metà. Vabbè, se rimaniamo vabbè. Qua dentro è... Cambiamo il cibo. Ci avevamo da mangiare. Ma non ci Regà, non si sta aprì però. Veramente. Non ti fa prendere. Ah, ok. Sta bene. Ancora ah, che bel tempo! C'è proprio un tempo da... Dovrebbe andare al mare, forse. Siete persone brutte. Che ne pensi? Oh, c'è una panchina. Corri! Che caccia tutti quelli seduti. C'è una panchina. Attenzione. Comunque, Valentina si è comprata una busta di candele. Caccia le candele. Ah, sì, davvero? Io adoro le candele. Aspetta, perché se vuoi entrare più veloce... Parcheggia... E mangiamo, grazie. Ma quanto fa freddo? Ma no. Perché fa così freddo? Ne abbiamo chiuso il video? Dai che è tutto? No. Queste sono le buste. Volete il video haul? Tanto se non lo volete, come sapete, lo faccio lo stesso. Quindi è una richiesta. Però scrivetemi nei commenti se volete il video haul di quello che ho comprato da Ikea. C'è pure un pezzo grosso. Un pezzo grosso che non so se ci starà bene, ma in caso ci abbiamo un anno per riportarlo, quindi per usarlo dopo riportarlo. Per usarlo e riportarlo, giusto, perché l'idea c'è sta cosa fighissima che se te tieni la scatola gli puoi riportare qualsiasi cosa dopo un anno. Il problema è tenere la scatola. Comunque questo è il mio bustone e questo è il bustone di Valentina e dietro c'è un'altra cosa. Appena tornata a casa e avevo comprato una cosa, un mobile per sistemare quel caos, ma ovviamente avevo fatto prendere le misure a Luca che era a casa e le ha prese sbagliate, quindi non ci entra. Bene, quindi ora lo lascio incartato direttamente perché ovviamente lì non ci entrerà mai
e faccio il reso e la prossima volta che capito da IKEA glielo riporto e mi prendo quello che invece avevo visto e ci sarebbe entrato, ma non ho preso perché Luca mi ha detto lì c'entra, allora io ho detto prendo questo che è più grande e mi ci entrano più cose dentro, e col cavolo invece. Che bello fare le cose ai mariti che poi le fanno male. Ah! Quindi niente mobile per noi, perciò ci teniamo quel casino. Evviva! Comunque è stata una giornata sfiancante come al solito perché stamattina sono andata a lavorare, siamo andate subito da IKEA, ci vogliono 2 ore per arrivare, pioveva per strada. Vabbè, tutto sommato è stata una giornata carina. Ah, però, già che sono tornata a casa, vi faccio vedere il pannello versione Halloween, però c'avevo delle lucine a forma di zucca che non riesco a trovare da nessuna parte, quindi quelle mancano ancora all'appello, ma prima di Halloween le troverò, spero. Però ora vi faccio vedere com'è il pannello. Ok, questa è la nuova versione del pannello decorato con tutte le zucchine, i ragnetti, le zucche mandarino. Che non abbiamo capito ancora se sono zucche o mandarini, tutte attaccate lì. E sono molto soddisfatta, ma soprattutto le zucchette nelle lettere mi piacciono. E già che ci siamo, guardate, qui ci sono i Marimo che stanno benissimo. E vorrei rassicurarvi anche sull'edera che sta crescendo, tra l'altro. E niente, bello, eh? Carino. Già che ci siamo, diamo le crocchette a Matilde. Con quella ladra, e io direi che da questo vlog a passeggio da IKEA è tutto. Fatemi sapere se volete lo spacchettamento di IKEA, ma tanto ve lo faccio lo stesso, e così ve lo metto sabato. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!